spesso economicamente depresso e che sopportano un carico fiscale, un carico tributario e un'inefficienza dei servizi che vanno a impattare direttamente sulla competitività di queste imprese. Quindi voi state facendo un'operazione che non avrà effetto sulle imprese del Mezzogiorno. Noi vi chiediamo attraverso questo emendamento invece di spostare gli stessi soldi su un'operazione che avrà un effetto immediato e che andrà a stringere quel gap di competitività che c'è nelle imprese del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Grazie. Grazie onorevole Pisano. 1.22 Pisano, parere contrario Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza, è aperta la votazione. Ci siamo? Palma ha votato? Onorevole? Sì, adesso ha votato, la vedo io. La vedo io che ha votato, scusi, onorevole Palma. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.23 Prestigiacomo. Parere contrario Commissione Governo, relatore 5 Stelle, relatore sì, favorevole della relatrice Polverini. Aperta la votazione. Lainati. Ci siamo, Pilozzi. Ha votato Pilozzi, vero? Sì. Caruso. Ci sono altri che non riescono a votare, non vedo mani alzate. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.24 Russo. Parere contrario, Commissione, Governo e relatore sì. Favorevole, relatore 5 Stelle, relatrice Polverini. È aperta la votazione. Marazziti. Paris. Marazziti non riesce a votare, sblocchiamola. Ci siamo, vero? Sì, è chiusa la votazione, la Camera respinge. Dovremmo ora passare all'emendamento 1.4000 del Governo, con riferimento al quale il termine per la presentazione dei subemendamenti scade alle ore 22 della giornata odierna. Interrompiamo quindi, onorevole Cariello, su questo? Sì, mi dica. Devo modificare il parere di due emendamenti, lo faccio subito. L'1.84 è favorevole. Sì. E l'1.88 diventa favorevole. Grazie. Allora interrompiamo quindi a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani. Onorevole Melilla, che fate? Me lo fate arrate? Onorevole Melilla. Presidente, soltanto per cambiare il parere sull'1.25 da favorevole a negativo. 1.25 negativo, ok, grazie. Dicevo che interrompiamo quindi a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Avverto che sentiti i segretari di presidenza che hanno proceduto alla registrazione del voto in occasione dell'appello nominale sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra Boschi, risulta che per un mero errore materiale il deputato Brunetta è stato registrato come partecipante alla votazione e come favorevole alla mozione di sfiducia. In realtà il deputato Brunetta non ha partecipato al voto e pertanto ci scusiamo con lui per l'errore commesso.
Conseguentemente il risultato della votazione per appello nominale deve intendersi così rettificato. Presenti e votanti 501, maggioranza 251, hanno votato sì 128, hanno votato no 373. La Camera respinge. Ha chiesto di parlare a fine seduta la deputata Chimienti. Onorevole Chimienti, grazie, prego. Presidente. Scusate colleghi, se riuscite a tenere un po' basso il volume così i colleghi che debbono parlare lo possono fare un po' tranquillamente. Grazie Presidente.